Visto che vieni spesso, ti faccio un premio speciale. Vieni pure quando vuoi. Vostro amico di Driftflip. Ciao, ti porterò in porti meravigliosi con sole 10 bacche. Dove vuoi andare? Al ghiaccio. Si parte? Siamo in onda e dirlo prima. Vabbè, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Aia. Vabbè ragazzi, siamo su Poké Park parte numero 8. Ci avevano lasciati che avevo completato questa zona, quello di ghiaccio. Vabbè, più o meno l'avevo completata, perché ci manca solo una cosa da fare. Fare il superciocco di Glaceon, che ti trova 8 e 4 cancello. Vabbè, l'altra volta abbiamo fatto solo amici sacco dei Pokémon. Non è che abbiamo fatto chissà cosa. E anche oggi non sto vedendo praticamente quasi niente. Ma che schifo. Vabbè, lo so con cacca faccio risolvere questo problema. Che fa cazzo? Mamma Swine avrà aperto il cancello. E tu chi saresti? Cosa? Un messaggio alla Venusaur? Vuole far pace con me? È Blaziken? È una trappola? Se è la verità, allora provalo. Completa il mio superciocco. Beh, ma non sai nemmeno scivolare sul ghiaccio. Non vedo come tu possa farcela. Non vale nemmeno la pena provare. Aspetta. Ah, Pliplap. Io so scivolare sul ghiaccio. E poi al ghiaccio sono tutti in pensiero per te. Come mai te ne stai rinchiuso in questo posto? Cosa siete venuti a fare qui? Voi non potete capire l'importanza di avere un cuore d'acciaio. Fatemi sentire. Avere un cuore d'acciaio vuol dire anche un cuore forte come l'acciaio. E essere immuni a sentimenti come la gioia o la tristezza. Ho compreso quanto fossi debole il giorno che coloro che ritenevano i miei migliori amici, Venusaur e Blaziken, mi hanno tradito. È stato allora che, in preda a profonda rabbia e tristezza, ho chiuso il cancello. Desideravo indurire il mio cuore. Ti ho seguito perché ero preoccupato. Mettiamocela tutta e competiamolo scivola neve. Ok. Forza, facendo questo super gioco, ci alleneremo a mantenere un cuore d'acciaio. Vuoi giocare allo scivo la neve? Mi devi dare 10 bacche. Cosa ho sbagliato? Oh! Ampollo! Pronto? Vieni allora! Vabbè, scivolo d'acqua praticamente è più o meno come lo scivolo d'acqua che avevamo fatto nel gioco di Gyarados, solamente che qui, vabbè, dobbiamo... è sulla neve, non c'è niente di diverso. Vabbè, quelli là erano un po' consigliati. Vabbè, io ho questi amici. Forse è Pikachu perché vi ho fatto vedere prima che c'è il codice per poter avere lo snowboard. Anche se in realtà lo useremo solo per questo super gioco. Vabbè, facciamo questo super gioco e vediamo di vincere. Ho sbagliato tanto.
Vabbè, è stata automaticamente. Noi andando di qua andiamo più veloci. E per però che non andate a sbattere. Guardate, ragazzi, Pikachu che ha lo snowboard, è davvero una figata. Sì, ragazzi, qui si sembra che Pikachu ha le macchine. Cioè, dopo, facendo fatica è la stessa cosa come farebbe uno che gioca la Wii sulle macchine. Cioè, fate così. Oh, cacchio, mi sono distratto. Cacchio. Dai. Vediamo se ci siamo fatta lo stesso. Va bene, ce l'abbiamo fatta. Almeno per poco. Sopra ci ho completato e abbiamo anche il bonus bacche. Barbra Streisand. Ce l'hai fatta, incredibili. Tieni, te lo sei meritato. Bene, anche lui ha un formato di prisma. Vorrei potervi dire che avevo fatto un buon lavoro, ma a giudicare da quanto risultato dei giochi influenza il vostro umore, ancora non avete capito il valore del cuore d'acciaio. Tuttavia è anche colpa mia. Mi bastava guardare i vostri occhi, i vostri sorrisi per sentire il calore nel cuore. Di certo è quello che ha provato anche Venusaur. Non bastava avere un cuore di ghiaccio per essere forti. Cioè, un cuore d'acciaio. Aprirò il mio cuore e farò pace con Venusaur e Blaziken. Forza amico di Empoleon! Che fortuna, Pikachu? Io torno alla piazza del Pop Park ad aggiustare il pallone. Tu invece parti per andare a incontrare Blaziken in miniera? Vabbè, a dopo allora. Salviamo? Sì. Vabbè, adesso devo ritornare a piazza del Pokepack, perché lì ovviamente dovremmo andare in una nuova zona, ovvero devo incontrare Blaziken, ovvero devo andare in miniera. E quando dico miniera non mi sto riferendo a Minecraft. Bene, a questo pare la casa sull'albero è un po' migliorata rispetto a prima. Guarda, è il pallone di poco fa. Mi hanno aiutato i miei amici a portarlo qui dalla spiaggia. Per ora è rotto, ma proverò a ripararlo. È indispensabile per andare in tanti posti e fare nuovi amici. Va bene, vediamo se riesco a ripararlo, mentre io vado un attimo da loro. Vabbè, vi ricordate che prima c'era solo lui? Vabbè, adesso sono arrivati anche loro. Vabbè. Lui è arrivato se voi facevate amicizia. Bibarrel, se non sbaglio, se aiutavate Bidoof. Vabbè, e lei non mi ricordo proprio perché è arrivata. Vabbè, che se ne frega, proviamo ad potenziarci. Andiamo da lui prima di tutto. Ehi, vedo che ti sei dato un gran da fare. Vuoi imparare una nuova mossa in vista delle nuove avventure? Conosci la mossa con acciaio? È una mossa da usare nelle sfide. Posso anche segnartela, ma in cambio di qualche bacca. Oh, sei perplesso perché non ho la coda? Sono notamente ferrato nelle arti marziali che posso usare con acciaio anche se la coda. Sì, e come? Ecco perché posso insegnare agli altri. Vediamo un po', hai 300 bacche da darmi? Ne ho un sacco di bacche. Allora passiamoci all'allenamento. Vai Pikachu, usa coda d'acciaio. Quello non è con coda d'acciaio. Vabbè, che te ne frega. Vabbè, possiamo usare coda d'acciaio. Coda d'acciaio è una mossa che può essere solamente durante le lotte. Scuotendo il comando, vabbè. Non me lo posso far vedere perché ovviamente succede solo nelle lotte. E meno male che in Pokepack 2 potevamo usare coda d'acciaio quando volevamo. Vabbè. Vabbè, lasciamo perdere. Bla bla bla. Se vuoi mettere la gente del territorio, io ti metterò 150 bacche. Vabbè, se non ti hai capito, Bibarrel,
ci fa trasportare un carbone. Non è vero. Facendo quanto all'allenamento, l'energia è aumentata, quindi durante le lotte avremo 3 di vita e non solo 2. Vabbè, Ponita è un nuovo Pokémon, perciò è ovvio che non ho ancora fatto amicizia. Vabbè, con quella lì ci fa aumentare la nota velocità. Vabbè, è utile perché nel caparello ci serve che siamo abbastanza veloci. Hai fatto grandi progressi grazie al tuo impegno nell'allenamento. La città del tuo punto è aumentato. Vediamo un po' adesso. Beh sì, non sono ancora potenziate al massimo le nostre robe, ma vabbè, vediamo se riusciamo a potenziarcele ancora. Per 1000 buck, madonna. Bene, iniziamo con l'allenamento. Pika! Non si vede niente, aiuto! Ok, fumina aumentato. Vabbè, potenziamoci ancora alla velocità. Vabbè, dai, muoviti, voglio prendere lo sprint. Muoviamoci. Sono più veloce di te, alla faccia tua. Bene, adesso tutto capi barrel. Alzi il culo e muoviti. Picca, 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 picca. E piccami. No, non c'è niente. Sì, che bello che sei, che è Ponita. Forza, forza, forza. 1000 bacche, dai. Picca, picca, picca. Ok, dovrebbe essere abbastanza chiaro. Vabbè, ci manca ancora uno di potenziamento e saremo al massimo. Ma vabbè, adesso io non ho abbattuto bug, perciò magari lo facciamo dopo. Vabbè, visto che ci siamo, andiamo a vedere chi c'è sopra. Perché è anche un po' utile andare ad esplorare questo posto. C'è questo Pokémon. Ah, sei amico di chi ha costruito questa comodissima casa, vedo. Vorrei anche io essere tuo amico. O sei amico di Burmy. Questo posto è perfetto per meditare. Se ti va posso raccontarti un po' di cose che ho capito riflettendo a lungo sui misteri del mondo. Di cosa vuoi che parli? Vabbè, qui potrebbe anche parlarci di Mew, della piazza in generale. Cioè, vabbè, per lo più per quel fatto lì dei frammenti eccetera. Ma a me non mi interessa perché so già tutto io. Non sono ritardato. Ok, un po' lo so, no. Vabbè, la prossima zona sarebbe questo. Cioè, che non è miniera. Sei tutto giallo e con le guanciotte rosse. Sei tutto fuorché forte. Ma ho sentito dire che hai battuto appena sopra il Polion. So che vuoi incontrare il mimbatto del cratere, Blaziken. Ti lascio passare, va. Tanto, che cosa faccio qua tutto il giorno? Ecco, dai, rimani qui fermo perché io vado in miniera. Cacchio però, quanto cacchio è lontano la miniera. Non immagino quanto si attacca a Pikachu per poter andare fino in fondo. Allora, c'è una... sono i binari? Fantastico. E qui non ce ne sono certi, che schifo. Ecco la chest. Vediamo se riusciamo a trovare i diamanti. No, non c'è niente Minecraft. Basta. Vediamo che c'è scritto. Miniera, per andare a cattare si prega di usare il vagoncino della miniera. Bene, un vagoncino. E dov'è il vagoncino? Ehi, ascolta, sono in un mare di guai.
Manca una rotaia e il vagoncino, non può procedere. Su, aiutami a trovarla o il vagoncino non potrà arrivare al cratere. Sicuramente Subat ha delle dritte sulla rotaia scomparsa. I vari Subat svolassano tutto il giorno. Di certo potranno rilevarti informazioni sentite in giro. Va bene, andiamo di Subat. Comunque sia, non possiamo andare di qua perché guardate un po' qui che c'è. Gimbal. Ehi, andate a avvicinare, è pericoloso. Io e i miei amici stiamo giocando con il vagoncino. Ecco dove è finito. Tanto manca la rotaia, il vagoncino è inutilizzabile, no? E dai, quando la rotaia sarà messa a posto, allora ti dirò, giuro. Va bene, sì, finché non avremo la rotaia non uccideranno il vagoncino. Ma quanto tempo te che è imbecilli. No, tu non sei Zubat, chi cacchio sei? Will, tu non sei di queste parti, eh? Che vuoi fare qui alla miniera? Se sei qui per le terme, mi dispiace per te. Un giorno la terra ha tremato, e da allora le sorgenti si sono prosciugati. Eh? Non sei venuto per le terme, ma per incontrare Blassi che è un cratere? Come immaginavo, se i Pokémon originari di queste parti se ne vanno, non vedo perché Pokémon di fuori dovrebbero venire in un posto così umido e scuro. Bene, anche qua è Zubat, questi sono. Ci credo che poi nei giochi di Pokémon ce ne sono assai. Fermo. Mittermann ti ha chiesto di cercare la rotaia? Se può esserti d'aiuto. Vedo spesso Aaron leccarsi i baffi grandandola. Vuoi giocare a Caparello? Sì. Vieni a Caparello. Sì, almeno ci siamo, facciamo amicizia con Subat. Cacchio, ma cosa uso tutto qua? L'ho mancato. Va cacchio. Ma te fermo però. Sì, però dovete anche scendere. No, mi sa che rimarrà in messaria. Ma anche no. Vabbè, ma tutto Subat. Uff, ho perso. Non, no, non me ne capacito. È troppo ostile, cerchiamo di nuovo insieme. Ma riuscirai a distinguermi? Ora sei amico di Subat. Vabbè, dovrebbe arrivare quello che si evolve. No, ancora non è arrivato. C'è Golbat, dovrebbe esserci. Ah no, c'è già Golbat, vabbè. Ma passiamo dopo, amici, siamo qui, per adesso voglio pensare un po' alla storia. Che fame, al cratere c'è un macchinario favoloso che permette di estrarre ferrogresso da sua volontà. Ma ora che il vagoncino è fermo non ci posso più andare. Senti, ho un favore da chiederti, ti dispiace sfasciare una cassa e prendere un po' di ferrogresso? Ecco, proprio come Minecraft, ferrogresso. Sì, so solo che me lo ricordavo diversamente, ma chi se ne frega. Progresso, me lo daresti? Ah, che bello. Ed è bello anche avere amici. Sì, ma dov'è la rotaia? Che bontà. Anche quella pupa avrebbe dovuto cercare del progresso anziché assanare la rotaia. Eh? Chi è quella pupa, dici? Quella super carina, Mawile. Ho visto che Mawile stava sanando la rotaia del vagoncino. Ah, fantastico, allora quella cacchio di prima ce l'aveva per tutto questo tempo. Che cacchio, avevamo perso tempo per niente. Sì, però dove cacchio si è impicciata, mo? Ma eccola, che parlo, era nel punto di prima. Qualcuno mi stava osservando, ne sono certa. Ho rimosso io la rotaia, ho usato le fauci che ho in testa. Vuoi sapere dove si trova adesso? Chissà, se mi scoppicci in una gara, poi te lo dico. C'è come Caparello? Sì. E Caparello sia, però stiamo attenti che c'è. Ovviamente quelle fauci là, ci potrebbero attaccare. Cioè, vabbè, non lo possiamo prendere facilmente perché guardando un po' cerchia, ci morsi ogni volta.
Per poterlo acchiappare dovremmo usare fulmine. Sì, però su di lei, grazie. Aia. Fatto, adesso possiamo prenderla. Eh sì, tanto per fare cose un po' più diverse nel caparello. Guarda che non c'era mica bisogno di darmi addosso con tanta foga. E va bene, ti dirò tutto. La rotaia l'ha nascosta Doug Trio per conto mio. Trova Doug Trio e parla con lui. Come? Perché ho preso la rotaia. Beh, se il vagoncino non può muoversi, nessuno può uscire da questa zona, no? Ah, ma tu vuoi essere mio amico? Dunque, se prometti di non dimenticarti della miniera, ti concedo la mia amicizia. Vabbè, in poche parole possiamo farlo solamente più avanti nel gioco, l'amicizia con Mawil. Vabbè, andiamo da cacchio si chiama? Cioè, da tutti e tre. Mawil ti ha detto tutto, ho nascosto io la rotaia. Vuoi sapere dove? In una casa di legno a deposito bacche su cui Marowak fa la guardia. Se la trovi, portala a Mr. Bain. Marowak? Che cacchio, mi ricordo la Vandogna praticamente. Ok, però non ho detto che volevo questa musicetta ripugnante. Bene, allora sei viva. Vabbè, è una nave, sarà un altro Marowak. Infatti dalla voce sembra anche un maschio, quindi non è quella che è morta. Cosa? Nel deposito bacca c'è la rotaia. Vuoi cercarla, dici? Nemmeno per sogno. Io devo fare la guardia all'entrata, non faccio passare nessuno. E non ho visto nessuna rotaia. Eppure non mi sembra che tu stia mettendo. Facciamo così, se vinci una sfida contro di me, ti faccio passare. Ma lo prendere fulmine perché sono un tipo terra, genio, perciò stai attento. Ecco, adesso vi faccio vedere cosa c'hai e quanto costa, sarebbe quanto costa. Io sono qua, imbecille. Eh sì, gli facciamo un po' più di danni con l'acciaio. Ci sai fare tu, prego, passa pure. Ma io non ho visto nessuno, davvero. Come? Dove Trito è passato sotto terra? Ma perché non me l'hai detto subito? Scusa se ho dubitato, ma è stato uno spasso sfidarti. Diventiamo amici, spero di lottare di nuovo con te. Io nel frattempo diventerò più forte per poter difendere le casse. Ah, senti. Sentiti libero di cercare la rotaia in giro. O sei amico di Marowak? Vabbè, Cubone mi sembra che non ci sia questo gioco perché, vabbè, è disperato. Vabbè, dove sarà la rotaia? Hai messo queste casse, tra cui il letto spaccato tutte, perciò proverò un Marowak. Quella grande non mi serve adesso. Oh, è qua? No, un'altra bacca. Oh, ma dove cacchio si trova la rotaia? Vabbè, qui mi ha tolto Diglett. Vabbè, ce l'avrà lui? Sì, qui per giocare la rotaia? L'ho nascosta nel posto più sicuro di tutta la miniera. Dove, dici? Sotto Snorlax che dorme. Ah, mi è sfuggito. Bastardo, che tu, ma quanto sei scemo. Bene, mo come possiamo svegliare Snorlax con un pokeflauto che non esiste in questo gioco? Siamo messi bene. Sì, ora mi alzo. Non mi lanciare il fulmine. A me ne piace il fulmine. Che sorpresa. Ah, sei di nuovo tu. Vuoi che mi tolga qui? Dormendo così tanto mi è venuta fame. Perciò vorrei sgranocchiare una bacca grande. Me la porteresti così mi tolgo? Ecco, figurati, mangiare e dormire. È peggio di un orso. No, Winnie Pooh, basta. Ma adesso partiamo dalla Snorlax, perciò taglio questa parte inutile. Ecco, fa, ingozzati. Ma è una bacca grande, e per me? Ma tu come ci vedi? Ciao Snorlax,
Vabbè, è mo' dov'è la rotaia? Cacchio! Mi sa che ho trovato anche una sorgente d'acqua. Ah, sarebbe quella la rotaia? Mi è apparso di sentire scorrere dell'acqua. Ehi, ma è una sorgente! Ma è quello? È il posto dove ho scavato il buco per nascondere la rotaia. Secondo le mie informazioni, le sorgenti della miniera dovrebbero essere prosciugate. È una vera sorpresa vedere che l'acqua è tornata a sgorgare. Devo avvertire tutti. Oh, come si sta bene. Mi sa che continuerò a sonnecchiare qui finché non tornerà il prescelto. E chi sarebbe il prescelto? Mistero. Bene, è passato un elefante e Raichu, l'evoluzione di Pikachu. Bene. Vabbè, direi di chiudere qui la parte perché da tempo non fermarci qua. Vabbè, alla prossima parte andremo avanti con la miniera e faremo anche amicizie in questo posto. Vabbè, che io uso solo Pikachu, mamma, dico, a me non vi faccio vedere come fare amicizie. Cos'è la cosa possiamo fare anche lui solo, la mette più mattina nel gioco, perciò attendete, ciao a tutti.